La canonizzazione di San Pio ha cambiato profondamente questo paese e i suoi abitanti. Dal 16 giugno 2002 San Giovanni Rotondo non è stata più la stessa. Ho deciso di incontrare dei ragazzi nati in quegli anni e con loro parleremo di come è stato crescere qui, del rapporto con Padre Pio e delle speranze per il futuro. Io sono Alessio Crisetti, ho 22 anni e sono un ragazzo di San Giovanni Rotondo e per me Padre Pio è sempre stato santo. Venite con me a scoprire la prossima generazione di San Giovannesi. L'amore per la propria terra passa anche dalla cura del territorio. Sto per incontrare nel centro storico di San Giovanni Rotondo Giovanni, un giovane che vuole fare dell'agricoltura la propria vocazione. Arrivo. Eccomi. Eccomi. Ciao Giovanni. Ma molto bene. Sai, questa è la porta più antica di San Giovanni Vecchio. Bisogna saperci entrare, non tutti ci sanno entrare, però è molto caratteristica. Facciamoci questa passeggiata e ci facciamo anche questa bella chiacchierata. Certo. Allora Giovanni, parlami un po' di te. Raccontami un po' dei tuoi interessi. Qual è il tuo sogno? Come ti vedi fra 10 anni? Allora Leo, io quest'anno mi sono diplomato appunto, quindi adesso il mio sogno sarebbe quello di aprire un'azienda agricola proprio qui, nel nostro paese. Infatti per questo andò a studiare agraria a Foggia. Poi chi lo sa, se il Dio vorrà riuscirò ad aprire questa azienda, altrimenti dovrò lavorare come dipendente. Se riuscirò ovviamente cercherò con tutte le mie forze di portare questo mio sogno in alto. Molto bella questa cosa che hai detto, il legame con la terra, il legame con il territorio è molto forte per te. Da dove nasce questa? Nasce dal fatto che comunque San Giovanni appunto è molto radicato nella tradizione della mia famiglia, poiché comunque il cognome della mia famiglia è Cascavilla, da mia parte materna, quindi Cascavilla appunto è un cognome di San Giovanni e quindi appunto il nostro paese da generazioni in generazioni. E fin da piccolo sei stato abituato a lavorare in campagna, sì, ad aiutare nonno, esattamente. A questa vita. Ho sempre aiutato nonno la domenica, infatti dopo la messa, anziché andare a fare l'aperitivo con gli amichetti appunto a quell'età, ovviamente aperitivo con Coca-Cola e rustici, preferivo andare in campagna con nonno per dargli una mano. Bello, è una cosa particolare da trovare nei ragazzi. Di solito i ragazzi hanno questi sogni spettacolari, arditi, di fare carriera in chissà quale lavoro complicato. Invece tu sei tornato proprio alle basi, al territorio. Quali sono le tue altre passioni che ti hanno accompagnato durante la tua adolescenza? Allora, io di altre passioni ne ho tante, tra cui soprattutto lo sport, che ormai è nella vita di tutti i giovani. Più precisamente le arti marziali, infatti sono un po' di anni che pratico la Muay Thai, che è un'arte marziale thailandese, è un'arte da combattimento quasi completa, tranne per il combattimento a terra. Ed è, diciamo, oltre a una tecnica di difesa, appunto, può aiutarti in qualunque situazione, è molto buona appunto perché riesce a farti sfogare. Ti ha aiutato a superare questi anni di pandemia, di chiusura? Sì, mi ha aiutato molto, oltre agli anni di pandemia anche ad altre cose che avevo ovviamente in me. Appunto, praticando lo sport, diciamo, potevo uscire di casa con la scusa di andare ad allenarmi, mi è stata più o meno una fuga. Parliamo di San Giovanni Rotondo. È stato un paese nel quale ti sei sentito rinchiuso, volevi evadere, oppure era un habitat perfetto nel quale ti trovavi perfettamente? No, io a San Giovanni mi sono sempre trovato bene perché comunque, diciamo, c'è la verità, c'è tutto. Ci sono i negozi, ci sono i bar, i ristoranti, se uno vuole andare a ballare può andare a ballare, quindi per un giovane, diciamo, è abbastanza completo, è un'ottima cittadina. E io personalmente appunto mi sono trovato molto bene perché comunque il mio giro di amici con cui uscire, diciamo che mi permette di socializzare. Non è una città chiusa che ti stringe.
Questo fatto però di non essere una grande città, quindi di essere più raccolti, di conoscerci un po' tutti quanti, è un aspetto che ti piace oppure no? A me piace molto perché comunque, cioè, appunto, conoscendoci tutti, nel senso che ad esempio se ci conosciamo io e te, a me serve un favore e so che tu sei la persona giusta per fare questo favore, posso venire direttamente a chiederlo a te anziché andare da uno sconosciuto che magari può non fare bene quel lavoro. Ok, quindi c'è più familiarità, ci si aiuta di più l'uno con l'altro. Questa è la caratteristica che tu dai a questo paese. Molto bello. Tu vai in chiesa, frequenti la chiesa, frequenti un gruppo giovani oppure semplicemente... No, vado la domenica a messa. E cosa ti tiene ancora aggrappato al frequentare, a partecipare alle celebrazioni? Allora, diciamo che appunto Dio ha un ruolo fondamentale nella mia vita. Perché in qualunque momento della giornata, quando ho bisogno, diciamo che pregando mi sento molto meglio. Quindi appunto andando a messa, quando esco dalla messa, mi sento molto più leggero, molto più sollevato dalle preoccupazioni che avevo prima di entrare in chiesa. Il fatto di vivere nel paese di Padre Pio, quanto ha influenzato la tua vita spirituale? Allora, penso che, cioè, se fossi stato in un altro paese, se fossi cresciuto in un altro paese, non so se avrei continuato ad andare a messa. Però, comunque, appunto, San Pio ha influenzato molto la mia cristianità. Perché, appunto, venendo dal paese di un santo, non che uno si sente costretto, però fin da piccoli i genitori, diciamo, lo spingono ad andare in chiesa. Poi c'è chi, ovviamente, devia e si allontana e chi invece come me rimane. Il fatto di vivere in un paese che è un santuario internazionale, ti ha mai colpito vedere questi gruppi di pellegrini, anche numerosi, visitare il santuario? Sì, diciamo, è sempre stato un piacere perché comunque appunto con l'arrivo di questi pellegrini, diciamo che l'economia del paese circola appunto con gli alberghi, i ristoranti, i bar. Quindi quando ero piccolo che vedevo appunto questo gran numero di pellegrini che venivano soprattutto nel periodo di San Pio, quindi a settembre, era, diciamo, una gioia, perché appunto tanta gente comunque porta felicità, soldi e circolo di economia. Te la immagini San Giovanni Rotondo senza Padre Pio? Allora, vorrei non immaginarmela, però purtroppo ci ho pensato tante volte. Diciamo che se non ci fosse stato San Pio, come tutti sappiamo, San Giovanni sarebbe rimasto un piccolo paesino fatto di pastori e di agricoltori. Quindi diciamo che San Pio è stata la salvezza per noi, perché ovviamente facendo costruire l'ospedale ha portato, oltre a tanti pellegrini, appunto a tanti soldi, diciamo, per il paese, e quindi ci ha fatto evolvere. Questa evoluzione però che c'è stata, ti faccio una provocazione, tu sei un ragazzo a cui piace l'agricoltura, no? E come ho detto prima è un'eccezione. Questa evoluzione ha portato però i giovani ad allontanarsi troppo da questo settore che comunque per noi è fondamentale? Allora, ci sono dei ragazzi che appunto hanno la mia stessa passione, appunto l'agricoltura, però diciamo che non è un lavoro per tutti, perché è un lavoro molto difficile appunto, perché svegliarsi la mattina presto per andare in campagna, diciamo che non piace a tutti quanti. Confermo. Molti preferiscono dormire appunto, fare feste e dormire. Perciò sì, ovviamente i giovani d'oggi, non tutti ovviamente, diciamo preferiscono più che altro fare lavori più semplici per guadagnare qualcosina che invece sudarsi soldi e fare, diciamo, avere più gratificazioni. Dalle tue parole si vede un grande legame per il territorio, un grande legame per San Pio, però questo non si vede in tutti i ragazzi, soprattutto il legame con la Chiesa. Secondo te perché molti tuoi coetanei e anche i miei coetanei non andiamo più in Chiesa secondo te? Allora, secondo me più che altro, cioè, è una questione non che riguarda appunto il fatto che la famiglia sia cattolica o meno, è una questione, diciamo, del ragazzo, della persona appunto, perché diciamo c'è chi sente appunto il bisogno di andare in chiesa come me e a chi invece non interessa proprio questo fattore,
Secondo me le cause principali sono appunto, oltre al fatto, come abbiamo parlato prima dell'evoluzione, lo sviluppo diciamo ha portato sì a tante cose belle come appunto lo sviluppo della tecnologia, però ha allontanato anche molti ragazzi dalla Chiesa, perché appunto la Chiesa diciamo segue dei ragionamenti abbastanza fissi, diciamo possiamo dire antichi. Ovviamente io ad esempio con molti suoi ragionamenti non sono d'accordo, però comunque resto legato, mentre altri ragazzi si allontanano proprio per questi motivi. Ti sei ripromesso in futuro, ti incuriosisce in futuro il fatto di approfondire il rapporto con qualche sacerdote, con qualche attività parrocchiale, oppure è una cosa a quale non pensi per niente? Allora, ho molti amici sacerdoti, quindi diciamo che quando ho bisogno appunto di chiarimenti oppure di aiuti per il mio percorso, senza problemi chiamo loro e mi danno una mano. Che ti danno un aiuto spirituale. Sì. Molto 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 bello. E allora ti voglio ringraziare Giovanni, ci hai parlato della tradizione, della chiesa, del paese, ci hai dato una bella testimonianza. Giovanni, ti ringrazio davvero tanto per essere stato qui con noi. E spero che i tuoi sogni possano realizzarsi per te e anche per lo sviluppo del nostro paese, del nostro bellissimo territorio. Grazie. Speriamole. Grazie mille a te. Ciao. Alla prossima. Ciao. Anche a te, ciao. Luciaila all'improvviso fa tenere. Ma nei acqua terrabbata che scivola sopra la terra tutta spaccheriata. Lo puzzo sottoposto, gli è bellato. E vomaca, verduno, raspa e mannolo, qui di poche che aveva rifiutata la seccita secca di 6 mesi. Sotto lo muri anata sfrascichiata, gli pare che diventa un ruscio. Li rame che lavavano per sopra, mo ce lo chiagnano tutto spaccato. Non l'ha voluta la chiana. La chiana lassa sempre l'istizio dello sangue sopra le chiaie della terra mia.